Ciao Panga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È agosto, si suda in maniera estrema. Sono a Takasaki, una cittadina a circa 2 orette da Tokyo. E dopo vi spiego anche come arrivarci perché merita tantissimo. Tanto c'è un cicale che urlano, gente che passa a caso. Faccio vedere un po' la zona, così vedete che razza di figata ragazzi. Costa il biglietto 2000, tanto spero di non essere preso sotto dalla macchina. Costa 2000 yen da Tokyo con il treno normale. Ci impiega, come ho detto prima, circa 2 orette, 1 ora e 40, giù di lì. Questo è un tempietto. Prima ero sotto là. La cosa spettacolare ragazzi di questa zona, ecco perché ve la consiglio, oltre a questi templietti in cima alla montagna, è, pronti? Questa cosa qua. Cioè, guardate che razza di figata. Ecco, ho cambiato angolazione così la vedete meglio. È la dea della misericordia, ragazzi. Byakuya dai Kannon. Guardate. Alta 42 metri. Cioè, io prima ci sono salito sopra, perché con 300 yen, dunque con 1,50 euro, 2 euro, vai su in cima, fino proprio in cima, solo che muori, perché praticamente sono solo scalini, dunque figuratevi voi fare 42 metri di scalini ripidi e stretti per arrivare in cima è una cosa veramente mortale. Però vedete la città dall'alto, dopo passeranno delle immagini sia dei tempietti che della cima, che di quanta la zona, eccetera eccetera. Guardate qua, intanto questo qua per purificarsi, ed è una figata ragazzi, si respira aria di montagna anche se c'è un caldo devastante. Guardate che razza di figata, faccio vedere meglio perché è stupenda. Guardate, se siete a Tokyo con 4000 yen fate andata e ritorno, e poi non c'è solo questo da vedere, c'è anche un lago immenso, bellissimo, un prato, uno dei più grandi del Giappone. Insomma, sta città è fantastica. Non vi ho detto ragazzi che questa cittadina è famosa per i Daruma, che conoscerete benissimo per merito di As the God Will, tanto si imbuisce perché siamo sotto gli alberi. E guardate che bello anche, non si vede un cazzo, vabbè, comunque è molto bello. E appunto è famosa per queste robe qua, per queste bambole qua, che sono hanno due occhi bianchi, dunque sono senza occhi, e bisogna pitturarne uno ed esprimere un desiderio. Se il desiderio si avvera, bisogna pitturare anche il secondo occhio. Dunque è molto figa sta roba. Ecco ragazzi, vi stavo spiegando come arrivare da Tokyo fin qua. Dovete andare a Ueno, e poi a Ueno c'è la Takasaki Line, proprio una linea che vi porta direttamente qua, come ho detto prima, in 2 ore. Adesso mi sto, guardate che tanto che figata, dietro di me il bosco, le casette tipiche giapponesi. Guardate qua, fabbricano i Daruma, vedete ci sono di varie dimensioni. Io voglio assolutamente quello più grande che ride. Ecco, come potete vedere questo qua è senza occhi. Wow, sì, questo qua le fabbrica sicuramente, e c'è il legno. Adesso devo aspettare tipo 5-6 ore prima che mi arrivi un autobus a prendere, infatti sono solo macchine. Dove sono gli autobus ragazzi? Rimarrò in questa cittadina, che non è male onestamente, perché è molto ma molto figa. Faccio vedere, no, hanno chiuso i negozietti, ma perché? Ma perché? No, qua c'erano i negozietti di Daruma, volevo prenderne una. Vabbè, vedete, ci dice che noi siamo qui proprio dove c'è questa freccione immensa, che ci dice noi siamo qui e dovremo arrivare praticamente qui. Cioè farcela tutta quanta a piedi, in mezzo alle montagne, in mezzo ai ruscelli, in mezzo ai tempietti, vedete? Vedete? Per arrivare non lo so dove, no, per arrivare dove c'è il fiumone e dove passa anche la metro. Il problema è che ci sono tipo 5-6 ore di camminata, dunque, cioè, che bella cosa ragazzi. Qua adesso verrò ucciso da qualcuno, un po' in stile manga.
verrà ucciso, tipo partirà un gioco mortale, sicuro, sicuro, sicuramente. Ok, addio ragazzi per sempre, forever and ever. Guardate un po' la zona, che figata. Ammiratela. Sognate di essere qua, ma invece ci sono solo io. Adesso vediamo le macchine giapponesi. Cazzo, macchine giapponesi un cazzo. Porca di quella puttana. Poi qua ci sarebbero, per concludere ragazzi, anche delle scale che portano in cima. Vedete? Il problema è che sono troppo ripide per il sottoscritto. Io non ho più le gambe, non mi sento più le gambe. Dunque mi sa che ci rinuncio. Stavolta ci rinuncio, ma chissà dove cazzo portano. Bene, da qua è tutto. Un bacio. Ciao ragazzi.